È un nuovo buonasera quello che vediamo adesso dagli studi di Daedalus, dopo quello che vi abbiamo mostrato, la nostra puntata in esterna, al di sotto, nelle viscere del Nettuno, delle viscere di Piazza Nettuno fino a Piazza dei Celestini. Torniamo in studio per invece parlare di un altro argomento sempre attualissimo della nostra città, che è quello della casa e quello delle problematiche, ma anche degli aspetti virtuosi legati all'abitare sotto le due torri. E ne parliamo con un'associazione che tra l'altro ha compiuto da qualche giorno ben 10 anni di età, Confabitare, e siamo qui con il suo presidente innanzitutto, Alberto Zanni. Buonasera Zanni. Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. E bentornato a Daedalus. Oltre a lui abbiamo il numero uno di Confamministrare, mi corregga se sbaglio, sì, Mauro Tonolini. Sì, buonasera. Grazie Rizzi, buonasera anche lei Rizzi. E benvenuto invece per lei, la prima volta a Daedalus. Sì. Allora, intanto Zanni, buon compleanno, possiamo dire così. Grazie. Quando è che avete festeggiato e che cosa significa anche per una città come la nostra avere un'associazione che passa il traguardo dei 10 anni, insomma? Beh, intanto la data, Confabitare è nata il 10 novembre del 2009. Quindi domenica scorsa, che era il 10 novembre, abbiamo festeggiato i 10 anni dell'associazione. È un traguardo molto importante, considerando che io faccio sempre un paragone: quando Confabitare è nata 10 anni fa, era una piccola zattera che così è andata in mare ed era un po' in balia delle onde, chiaramente. Eravamo appena nati, eravamo piccoli, eravamo deboli. Pian piano questa zattera si è trasformata in una corazzata e col passare del tempo è diventata una flottiglia, perché vorrei ricordare che il dato importante è anche che Confabitare non solo esiste da 10 anni, ma è diventata un'associazione nazionale, perché certo, abbiamo 80 sedi in Italia. Quali sono i vostri numeri, come si dice in questi casi? Ecco, 80 sedi in Italia, quindi 80 sedi che coprono 80 province, considerando che le province in Italia sono 110, quindi vuol dire che abbiamo già una buona presenza sul territorio nazionale. Abbiamo 51.000 iscritti a livello nazionale, però rimanendo nella nostra città sotto le due torri, noi ci siamo chiaramente da 10 anni, 4.500 iscritti a Bologna e provincia, con 8 delegazioni che coprono e sono presenti sul territorio della provincia per essere vicini ai nostri associati. Sono dei numeri importanti. Sicuramente se 10 anni fa qualcuno me li avesse in qualche modo predetti, non ci avrei creduto, io per primo, perché avrei detto è impossibile arrivarci, invece ci siamo arrivati anche bene. Quindi, per rispondere, finisco la sua domanda, cos'è importante per Bologna avere una situazione? Beh, intanto è importante per i proprietari, che hanno un punto di riferimento, quando hanno dei problemi sanno dove rivolgersi, ma soprattutto direi che è importante perché è una situazione nata a Bologna, è nata in via Marconi a Bologna e si è sviluppata e radicata su tutto il territorio nazionale, quindi è il marchio bolognese che va sul territorio italiano. Mi scuserà Zanni, ma stasera io mi concentrerò sui dati bolognesi e sull'aspetto bolognese, anche se ovviamente, come giustamente ricorda, Confabitare è un'associazione diffusa a livello nazionale. E a Bologna i proprietari di case sono circa l'80%. Sono l'82%. E sono tanti. Sono tanti. Parliamo di oltre 240-250.000 bolognesi che sono proprietari della casa in cui abitano, e l'85% di questi vive in condominio. Quindi anche qui poi il discorso che dopo faremo di Confamministrare. No, facciamo tra poco anche, ecco, esatto. Sì, sì, sì. Per dire, come parlando di numeri, diamo i numeri. Certo, però. Ma quindi insomma diciamo che, ha detto, una percentuale altissima abita in condominio, ha detto sì, l'85%. L'85% abita in condominio, e dunque ci sono varie problematiche anche contro cui si scontra un proprietario che deve dividere appunto condominio, deve condividere la proprietà con altri suoi tra virgolette colleghi, e spesso ci possono essere delle problematiche legate anche solo a piccole cose quotidiane, insomma. E voi, sì, per questo da qualche tempo vi siete dotati di una costola importante, così? Che Confamministrare, certo. Beh, considerando che le problematiche condominiali sono sicuramente tra le più gettonate
nelle richieste di consulenza dei nostri associati. Diciamo le due tipologie di consulenza che ci vengono chieste sono quelle legali, legate spesso anche al discorso degli sfratti purtroppo e comunque in generale dei problemi tra proprietario e inquilino, e le problematiche condominiali. Basti ricordare che l'80% delle pratiche presenti in tribunale, questa sera con i numeri esageriamo, l'80% delle pratiche presenti in tribunale nella sezione civile è dato da pratiche di questioni condominiali, quindi è un dato molto alto. E allora capite la presenza questa sera in studio di Mauro Tonolini di Confamministrare, una vita relativamente breve quella di Confamministrare, ma ce la può riassumere, sì. Insomma. Confamministrare nasce 6 anni fa, le ha detto costola, effettivamente era una costola di Confabitare. Confabitare era un'eccellenza, quindi è un peccato non avere un'eccellenza e non utilizzarla. Quindi abbiamo creato questa associazione, una libera associazione di amministratori di condominio. Ci occupiamo di quello che è la vita del condominio, ma non solo, ci occupiamo anche dei colleghi, di chi fa l'amministratore. E io, quando sono stato contattato da Zanni, avevo un'idea di quello che era l'attività, lo facevo per 40 anni, e quindi mi sono chiesto come utilizzare quello che sapevo con gli strumenti di Confabitare. Io ho un sogno, c'è tanta gente che ha avuto dei sogni, io ne ho uno, quello di arrivare a Bologna in un momento in cui gli amministratori vengono scelti per quello che valgono e non per quello che costano. E qui è il punto cruciale, il problema, che ancora oggi si pensa che l'amministratore sia quello che è il doppio lavorista. Era l'amministratore di 40 anni fa che faceva magari lavoro in comune e poi si arrangiava a fare l'amministratore. Oggi fare l'amministratore è una professione seria, seria. Bisogna avere delle competenze che sono inimmaginabili. Beh, ci sono tante domande. La domanda è troppo facile: come si fa a scegliere un buon amministratore di condominio, quindi secondo lei? È difficile, perché quando ci presentiamo siamo tutti buoni a venderci, ok? E col tempo puoi capire se la persona che hai di fronte è una persona che sa le cose, che riesce a gestire il tuo bene, perché poi è una persona che gestisce una casa che tu hai pagato 300.000 euro, 400.000 euro, 500.000 euro. Quindi deve essere una persona come se tu chiedessi a un neolaureato di farti un'operazione a cuore aperto. Okay. Meglio un grande studio, so che è una domanda non stupida, ma sì, grande okay. studio che no. ha già segue 150 no, sì. condomini, o meglio il piccolo non, studio? Non cambia, il parametro di valutazione deve essere un altro, il parametro di valutazione deve essere che tu devi dare al professionista la possibilità di guadagnare abbastanza per potersi prendere del tempo per aggiornarsi. Se tu pretendi di prendere un amministratore a 60 euro unità mobiliari, devi già sapere in quel momento che lui non avrà tempo per aggiornarsi, perché deve avere tempo per accumulare condomini. Sì. Questo è un ragionamento, comunque un'indicazione pratica sì. abbastanza sostanziale. Senta, quali sono le problematiche maggiori che si creano all'interno dei condomini bolognesi, cioè dal piccolo litigio sull'utilizzo di uno spazio comune come lo stenditoio, sì. oppure sappiamo sì. che in questi ultimi anni, per esempio, perché tutti bene o male ne abbiamo avuto esperienza, il tema dell'adeguamento, le norme per i vigili del fuoco, per la sicurezza? Allora, le problematiche sono uguali non a Bologna ma in tutto il mondo, ma in tutta Italia. sono così in maniera sì. Totale. Ci sono però delle problematiche, che ritorniamo al discorso del professionista, che se il professionista sapesse gestire, perché poi c'è anche questo problema, gestire le problematiche. Perché se ti vengono a chiedere di aprire una porta sul vano scale e tu non sai che esiste un articolo che si chiama 1102 che gli dà la possibilità di aprire quella porta, e invece ascolti i condomini che dicono no, deve chiedere il permesso perché è una parte comune. Io ho un amico avvocato che ha detto che sono i peggiori. Bisogna, ritorniamo un pochino alla base di quello che abbiamo detto pochi minuti fa. Il professionista deve essere informato. Se il professionista conosce le leggi, conosce le normative, può dare quel supporto, quell'aiuto, e in più deve essere anche nelle condizioni di poter spiegare. Perché se la differenza fra il come e il cosa,
Se tu hai un'idea ma non la riesci a esprimere, quell'idea non vale niente. Se tu invece hai un concetto e lo conosci talmente bene che lo puoi esprimere e cambi il come, tu cambi l'arena dell'assemblea. Cambia tutto. Certo, certo. Mentre confabitare come madre, tra virgolette, di confamministrare ha come controparte, come contraltare le istituzioni, il governo centrale, per esempio. E quindi vi chiedo, Zanni, quali sono le battaglie che in questo momento vi stanno impegnando, sia sul piano magari amministrativo, adesso tra poco ci saranno le elezioni regionali, oppure sul piano nazionale, sappiamo che sta per essere licenziata la legge di bilancio, per esempio. Beh, in questo momento sicuramente siamo impegnati sul fronte della riduzione delle tasse sulla casa attraverso l'esame della legge di stabilità, come la chiamano, comunque sì. La legge di bilancio dello Stato. Ogni anno cambia nome, però sempre la finanziaria. Cambia diciamo nome, però il concetto è sempre quello che ci prelevano dei soldi, quindi il concetto è sempre lo stesso. Quindi diciamo in particolare in questo momento siamo impegnati su quel fronte. Vorrei dire, perché abbiamo avuto proprio recentemente, parliamo di 15 giorni fa, un grandissimo successo, e qui lo dico con orgoglio, proprio grazie all'intervento di Confabitare a livello nazionale, perché il governo aveva annunciato l'aumento della cedolare secca per i proprietari che affittano a canone concordato dal 10 al 12,5%. E questo sarebbe stato, secondo noi, un gravissimo errore che avrebbe danneggiato molto notevolmente il mercato delle locazioni. In particolare per quei proprietari che vogliono affittare a canone concordato e quindi non avrebbero più avuto la convenienza di affittare con questo tipo di contratto, e poi soprattutto un danno per quei proprietari invece che avevano già sottoscritto nel passato, nei mesi scorsi, l'anno scorso, un contratto a canone concordato, che quindi sarebbero visti aumentare le tasse tenendo fisso quello che era il valore dell'affitto già stabilito nel passato. Abbiamo fatto un intervento, siamo intervenuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche col Ministro dell'Economia Gualtieri, e una cosa che mi ha fatto molto piacere è che dopo uno dei nostri ultimi interventi il Governo ha annunciato che riportava la cedolare secca a 10% e non era più previsto l'aumento al 12,5%. Quindi questo è un grossissimo risparmio per i proprietari che affittano a canone concordato, è una grossissima vittoria per la nostra associazione. Rapporto tra proprietari e diciamo così, persone in affitto, inquilini, diciamo affittuari, che adesso volevo subito arrivare al tema dei B&B o degli studenti, però facciamo un passo alla volta. Si creano magari Tonolini, è più facile che a Bologna rispetto ad altre situazioni si creino tensioni, attriti che poi voi amministratori dovete dobbiamo in qualche modo gestire. Risolvere. Sì, esatto, gestire. Ormai il B&B è una realtà, sì. Sì, non puoi ignorarla. Sì. Quindi devi far capire che è difficile dire pagano di più la luce delle scale perché la usano di più, perché non può funzionare. Quando arriva un proprietario che dice ho deciso che dal prossimo mese il mio appartamento lo do in affitto per il B&B, sollevazione generale degli altri? Sì, succede così? Succede, a volte succede, bisogna far capire a queste persone che lui ha diritto di utilizzare il suo bene come meglio crede. È ovvio che non deve portare del disagio alla comunità, perché si tratta di una comunità condominiale, ma non si può neanche vietare di portare all'interno della sua realtà economica un reddito che lui ha deciso di incassare rispetto a un normale affitto. E quindi ci sono condomini, per esempio, era interessante quello che diceva prima, che chiedono magari, però lui deve pagare la luce un po' di più, un percentuale maggiore. Perché Il legislatore lì è stato molto attento. Il legislatore con l'articolo 1123 ha detto le spese si pagano per millesimi. Finito. Questo è il concetto generale. Poi ci sono alcune varianti che non comportano la luce delle scale, comportano altre realtà che sono i elastici solari, che sono le scale, il rifacimento delle scale, però il principio generale è che le spese si pagano per millesimi.
Questo sempre comunque. Questo è fondamentale. È una norma derogabile, può essere derogata dalla totalità dei condomini, ma non da una maggioranza in assemblea di quelli che hanno voglia di venire in assemblea, perché poi in assemblea non ci vengono sempre. È tutti. Sempre bene andare, è il suo consiglio, Tonolini, è sempre andateci in assemblea condominiale. Io lo anche dico. Se non è come quelle di Fantozzi in cui ci si però è meglio esprimere una propria idea, perché la tua idea può far cambiare l'ago della bilancia in una decisione. E sempre restando all'Airbnb o comunque per esempio a chi affitta studenti, il tema sono molto meno, stanno calando, non so se sia del tutto un male, comunque apro e chiudo parentesi, non è la mia materia, non mi occupo di affittanze, magari dopo chiediamo a Zani. Il tema invece dei proprietari che dicono: attenzione, io chiedo il permesso di fare i lavori nel mio appartamento perché ho intenzione di separarlo magari in tre, perché così prendo più soldi da... anche questo crea problemi magari all'assemblea? No, crea problemi perché è lì quello di cui dicevo prima, bisogna far capire all'assemblea che è un suo diritto. Ovvio che deve stare attento alla stabilità dell'edificio, non deve comportare pericolo per gli altri, ma se sta all'interno di determinate regole, e in mezzo ci metto anche l'estetica, difficile da dimostrare, ma il legislatore ci ha messo anche l'estetica, se rimane all'interno dei suoi diritti può trasformare la sua abitazione di 200 metri quadrati in tre abitazioni di 70 metri l'una, lo può fare, è un suo diritto. E altre problematiche, diciamo così, attuali che stanno caratterizzando questi ultimi anni, secondo lei? Devo essere sincero, particolarmente, adesso c'è stato un incremento notevole a Bologna di richieste di montare degli ascensori. Io faccio questo mestiere da 40 anni, ma quest'anno, solamente quest'anno, mi sono successe qualcosa come 7-8 richieste. Anche lì, la legge dice che io... personalmente, singolarmente, posso montare un ascensore nelle vanoscale senza chiedere il permesso al condominio. Ah, però, questo non so se lo sanno tutti. No, lo sanno in pochi. Lo sanno in pochi. L'abbiamo detto in televisione questa sera. Speriamo che lo sappiano più persone. Ultima cosa, antenne del 5G, sente già dei malumori? Ho letto, devo essere sincero, non sono stato mai contattato. No, siamo proprio in embrione adesso di tutta la discussione. Ancora non mi espongo perché non sono ancora stato contattato da nessuno per l'iniziativa delle antenne 5G. Delle antenne 5G, però immagino che comunque già quando arrivarono quelle del 4G o del 3G sono temi dibattuti anche quelli. Perché installare un'antenna per la telefonia sul proprio condominio comporta un po' di soldi, diciamo, per ogni condomino, però c'è poi l'incognita di dire: però ce l'hai sulla testa. Allora, c'è una teoria che dice: se ce l'hai sulla testa ti fa meno male di quelli che sono vicini. Di quelli che sono vicini. Ce lo spiegavano. Quindi c'è questo aspetto. Per metterla sul tetto del condominio, però, invece ci vuole una delibera. Ci vuole una delibera particolare. Particolare perché è un'innovazione. Certo. Quindi le regole sono un po' diverse in questo caso. Ci sono dei quorum deliberatori particolari. Perfetto. Grazie Tonolini, perché intanto sono tutti temi assolutamente concreti e di tutti i giorni. Se abbiamo tempo poi ci torniamo. Zanni, Airbnb, che stanno in qualche modo soppiantando il fenomeno dell'affittare, del proprietario bolognese che affitta agli studenti. È un bene o un male? Oppure chi se ne frega? Beh, allora, a Bologna c'è stata negli ultimi anni una grandissima, diciamo, esplosione, se così si può dire, di questo fenomeno di proprietari che hanno voluto avviare questo tipo di progetto. Tre anni fa a Bologna ce n'erano 300 di appartamenti destinati al bed and breakfast. Due anni fa erano 3.000, l'anno scorso 4.000. Quindi si vede che c'è stato proprio una crescita, un incremento esponenziale. Beh, per il turismo direi che secondo me è un lato positivo, perché noi offriamo un'alternativa a quello che è il tradizionale albergo a dei turisti che vengono in città per vari motivi, che siano turisti di piacere, che siano turisti per le fiere, che siano turisti perché vanno agli ospedali, eccetera, però insomma gli offriamo un'alternativa. È chiaro che ci devono essere delle regole precise, non è che uno può alzarsi la mattina e dire decido domani di aprire un bed and breakfast e faccio quel che mi pare, questo no, ci devono essere delle regole. Però una valida alternativa agli alberghi secondo me è giusto che ci sia, anche per portare un sano discorso di chiamiamola concorrenza,
purché sia leale, concorrenza nel settore dell'ospitalità turistica. Io ad esempio ne approfitto dei canali televisivi di ETV per dire che non sono d'accordo con quanto apparso oggi sul giornale, una dichiarazione del sindaco Merola, che diceva che vuole limitare, anzi ormai ridurre, non far più crescere il numero dei bed and breakfast nel centro di Bologna. Allora, torniamo al discorso di prima, che ogni proprietario è libero di fare del proprio bene immobile quello che meglio crede, se ovviamente non arreca danno a terzi, questo è ovvio, e quindi io perché devo essere limitato dal Comune di Bologna a non poter realizzare a casa mia, in un mio appartamento, un bed and breakfast, perché il sindaco ha deciso che ce ne sono già abbastanza. Questo non è una decisione assolutamente democratica. Su questo chiederemo al sindaco, non si capisce in effetti bene dove voglia andare il Comune di Bologna, nel senso che si è parlato per anni di vocazione turistica di questa città, poi adesso sentiamo delle dichiarazioni contro l'aeroporto, contro l'arrivo di determinati vettori a Bologna e adesso contro... Però bisogna insomma capire dall'amministrazione, qui non c'è... È vero che negli ultimi anni... L'abbiamo visto prima dai dati, c'è stata una crescita esponenziale dei bed and breakfast. È vero che questo ha portato anche a una riduzione degli alloggi a disposizione per gli studenti universitari, questo è vero, così degli alloggi anche per le famiglie, perché chiaramente se un proprietario va a destinare il proprio immobile al bed and breakfast, lì non verranno ospitati, come dicevamo prima, gli studenti, ma non vengono ospitate neanche le famiglie. Certo. Però chiediamoci anche il perché. Allora, il turista che viene col bed and breakfast si ferma pochi giorni, finito il suo periodo se ne va, quindi non hai problemi di sfratti, di esecuzioni e quant'altro, ti paga in anticipo e non ti rovina l'appartamento. Allora perché un proprietario dovrebbe dire non ne approfitto? Cioè sappiamo benissimo che se ci mettiamo una famiglia, in alcuni casi, per fortuna non tanti, però in alcuni casi può essere che smette di pagare l'affitto. Devi fare una causa per morosità, magari. Lei ha perfettamente ragione e sicuramente c'è questo tema, vista io la vedevo molto più pragmaticamente, secondo una logica che vede ormai le famiglie magari scelgono di andare a abitare altrove, non in centro a Bologna per esempio, perché il costo della vita, il costo dei parcheggi, la difficoltà magari di muoversi eccetera, le famiglie stanno andando, poi questi sono dati che lei ha, no Zanni, dove abitano i bolognesi, dire qualcosa per esempio? Il fenomeno dei proprietari, delle famiglie, perché in questo caso non parliamo di proprietari, delle famiglie che lasciano la città per andare a vivere nei comuni dell'Interland. L'abbiamo visto anche in alcune nostre ricerche, anche recenti, di persone che comprano casa magari in comuni fuori, faccio un esempio, Calderara, tanto per non far nomi, come San Giovanni in Persiceto, come altri comuni, proprio perché trovano degli immobili con dei valori sicuramente più bassi, con degli importi più bassi, e con una qualità della vita che spesse volte è anche migliore di quella della città. Maggior verde, maggiori servizi migliori, più rapporti con più servizi a misura d'uomo, quindi sicuramente è un fenomeno che esiste, quindi c'è anche questo che va sommato. Certo. E parlava degli studenti, degli alloggi di studenti, Confabitare per anni si sta facendo promotrice di una iniziativa che ha un titolo anche molto carino, che è Nonni adottano studenti. Insomma, qual è la soluzione che vi siete inventati? Ecco. Beh, la soluzione che ci siamo inventati, che poi alla fine vedremo che ha tanti così risvolti positivi, è quella che le persone anziane, quelle che noi chiamiamo affettuosamente nonni, che hanno la disponibilità di una camera libera e arredata, perché magari il figlio si è sposato, si è trasferito, eccetera, e quindi hanno questa disponibilità, alloggiano gratuitamente degli studenti universitari fuori sede che vengono alla nostra città per frequentare appunto l'università per studiare. Quindi quali sono i vantaggi? Beh, il vantaggio chiaramente dello studente è quello di essere ospitato e di non dover pagare un affitto, che sappiamo che in questo caso Bologna gli affitti per studenti non sono neanche con dei prezzi bassi, diciamo così, con dei valori, degli importi bassi, e purtroppo in alcuni casi, lo dobbiamo dire perché noi siamo sempre da parte della legalità, in alcuni casi parliamo anche di affitti in nero. Quindi questo è anche un modo per cercare di combattere il mercato nero delle locazioni per gli studenti universitari.
E il vantaggio invece per gli anziani, quelli che noi chiamiamo nonni, è quello di avere comunque una persona per casa, una persona giovane che ti fa compagnia, e una persona giovane che in caso il nonno abbia necessità la può anche aiutare, penso, non so, andare a fare la spesa piuttosto che andare in posta a ritirare della corrispondenza, andare in farmacia, eccetera. Ma soprattutto abbiamo notato che questo diventa un grande, importante dissuasore contro le truffe agli anziani. Giusto, spesso, che è un fenomeno odioso che comunque è molto, esatto, in aumento. Spesso abbiamo visto attraverso Rete7 dei servizi al telegiornale dove vengono affrontati i temi delle truffe agli anziani, e abbiamo visto sempre che l'anziano truffato è una persona sola. Difficilmente vanno a truffare un anziano che è in casa con altre persone che possono intervenire. Persone sole, anziane, vengono truffate. Avere un giovane in casa può essere un deterrente, perché questo giovane può avvertire che c'è del pericolo e chiamare anche la polizia per intervenire. E per quanto riguarda le truffe, appunto, la criminalità, anche il degrado, come lo chiamiamo, la microcriminalità, anche se non è un termine adottato da tutti, a Bologna determina anche il valore immobiliare di una casa, e non solo a Bologna, insomma. Quindi ci sono delle zone in cui il valore immobiliare è in qualche modo legato anche alle situazioni di sicurezza di quell'area. Assolutamente sì, questa è una regola per Bologna, ma vale purtroppo in tutta Italia. Zone che sono interessate dal degrado, dalla sporcizia, da atti vandalici, atti di microcriminalità, chiaramente portano ad abbassare i valori degli immobili. Perché? Perché questi atti vanno a incidere sulla qualità della vita dei residenti, e questa qualità della vita è strettamente collegata ai valori immobiliari, quindi è chiaro che porta a ridurre i valori degli immobili. Pensiamo al deprezzamento che hanno avuto certi immobili, anche, penso, non so, via Petroni, per fare un esempio, Piazza Verdi, che sappiamo che da anni è nel centro di situazioni un po' spiacevoli, e lì gli immobili purtroppo sono calati di valore, sia nelle locazioni che nelle compravendite, ma non solo, ci sono tante zone anche vicino alla stazione, la Bolognina, zone di degrado dove gli immobili hanno perso di valore. E a lei non piace il tram? Non posso esimermi, adesso siamo ancora qualche minuto perché ce l'abbiamo, dobbiamo parlare anche del tram. Insomma, Confabitare è, adesso non vorrei sbagliare, anzi correggetemi, però penso che sia l'unica associazione di categoria cittadina che si è apertamente schierata contro questo progetto. Sì. Ecco, quindi siete gli... Ecco, perché? Perché, allora, noi a febbraio di quest'anno abbiamo conosciuto i responsabili, coloro che hanno creato il comitato Attacchiamoci al Tram. Parlo di Alessio Carbone e di Vincenzo Fazio. Li abbiamo conosciuti, ci hanno, come dire, raccontato quelle che erano le loro idee, le loro perplessità, le loro preoccupazioni. Fin dall'inizio le abbiamo condivise, adesso vediamo anche quali, e fin dall'inizio siamo stati al loro fianco, perché crediamo molto che realizzare un tram a Bologna, oltre a non servire a niente, creerà dei grossi disagi ai proprietari di immobili, sia durante l'apertura dei cantieri, che non sarà poi così breve il periodo come ci vogliono far credere, ma saranno periodi molto più lunghi, sia, dicevo, durante tutto il periodo dell'apertura dei cantieri, ma anche dopo. Quindi ci saranno dei disagi per i residenti e ci saranno anche qui dei valori immobiliari che vedranno delle flessioni in negativo. Adesso io non voglio addentrarmi troppo perché appunto non parliamo del tram questa sera, però sul periodo dei cantieri è evidente ed è logico, quello che lei dice è abbastanza condivisibile, ma per quale motivo lei dice che ci saranno dei disagi anche successivamente? Le faccio un esempio: questi palazzoni che sono qui in via Marco Emilio Lepido, non lontano dalla nostra
sede della nostra emittente, che sono estrema periferia oggi, insomma, non sono neanche, posso dire, dei palazzi particolarmente belli o particolarmente di pregio, però sono su via Marco Emilio Lepido. Un domani con il tram avranno magari la fermata vicina e quindi sarà molto più comodo andare in centro. Non dovrebbero, tipo questi palazzi, ma anche tanti altri, sul lungo il percorso della linea rossa del tram, sto facendo le veci dell'assessore Priolo, non so se si vede, avere un vantaggio dal punto di vista del valore immobiliare? No. No. E dico subito il perché. Allora, intanto il vantaggio che si può avere viaggiando sul tram rispetto a quelli che sono gli autobus, i filobus, anche gli autobus elettrici, quelli anche di nuova generazione che non inquinano, alla fine parliamo di 5-6 minuti di differenza arrivare da qui al centro storico, quindi non è che stiamo parlando di chissà quale vantaggio e quale risparmio di tempo, parliamo di 5-6 minuti, arrivando possono arrivare anche 10 minuti, ma non mi penso che siano tempi che diciamo giustificano la vita, questo tipo di progetto. In cambio cosa abbiamo? Allora, 250 alberi che vengono tagliati, oltre un migliaio di posti auto di parcheggio sulla via Emilia che vengono persi. Sì. Le vibrazioni, vogliamo pensare alle vibrazioni del tram mentre passa? Sì. Io a Milano ho un amico che abita vicino al passaggio, alla linea del tram, ero in casa sua, quando passi il tram vibrano i vetri. Certo. Queste vibrazioni, oltre a darti fastidio perché vibrano i vetri... Quindi lei dice, non è vero che appunto ci saranno tutti questi vantaggi, no, ma anzi le problematiche sono più di svantaggi. No, ma poi abbiamo, aspetti pure che finisco, queste vibrazioni, una cosa soprattutto che non ce ne accorgiamo nell'immediato, ma nel tempo verrà fuori, porteranno dei danni alle fondamenta dei palazzi. Che quindi... Quindi perché le vibrazioni costanti, visto che sono palazzi che non è che siano recentissimi, avranno dei danni. Il fatto che le corsie degli autobus debbano essere protette, dei tram debbano essere protette, quindi cosa vuol dire? O che sono sopraelevate rispetto al fondo stradale, oppure o che hanno del cordolo, esatto, quindi le ambulanze non riusciranno a passare, tutti gli altri mezzi non riusciranno a passare, e quindi anche i mezzi di soccorso, peraltro. Certo. Quindi come si fa? Come si fa? Ascolti, quindi per i prossimi, abbiamo fatto 10 anni, sì, per i prossimi 10 anni gli auspici quali sono, a parte non vedere il tram? Beh, quello di non vedere il tram sarebbe uno dei nostri obiettivi, parlando a livello locale cittadino, più importanti da raggiungere. Però a parte questo, noi abbiamo già dedicato, e lo annunceremo nella convention del 29 e 30 novembre, facciamo una convention nazionale qui a Bologna, abbiamo già dedicato e l'annunceremo il 2020 per l'anno per l'ambiente. Quindi anche Confabitare si impegna per l'ambiente, su tutti i temi legati appunto alla riqualificazione energetica, al risparmio energetico, inquinare meno nelle città, vedere come effettuare anche la raccolta differenziata dei, certo, rifiuti. Tutti quei temi, ricordiamo che l'inquinamento, abbiamo l'inquinamento acustico, l'inquinamento elettromagnetico, lo ricordavate prima, l'inquinamento acustico e atmosferico naturalmente, e quindi diciamo l'anno prossimo saremo impegnati sul fronte della salvaguardia dell'ambiente. E poi chiaramente la nostra battaglia principale è sempre quella contro il fisco, questo rimane la vostra mission. La nostra mission. Alberto Zanni, in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi, grazie per questi 10 anni di Confabitare e grazie per averci presentato, grazie, anche Confamministrare Mauro Tonolini. Posso solo ricordare la convention? Certo, l'ha detto il 29 allora, di novembre, ma diamo proprio l'appuntamento. 29 novembre a Bologna, Savoy Hotel Regency, via del Pilastro 2. La convention nazionale di Confabitare quest'anno assume un particolare aspetto perché appunto è quella del decennale, e lo dedicheremo, il tema sarà strumenti e strategie per la salvaguardia del patrimonio immobiliare.
Quindi appuntamento il 29 di novembre al Savoia Regency alle ore... dalle 14 alle 19. 14, perfetto. Grazie Alberto Zanni, grazie a Mauro Tonolini, grazie a voi per averci seguito. Daedalus torna come sempre mercoledì prossimo, adesso c'è Terza Pagina, arrivederci.